Salve a tutti e ben ritrovati qui a Barrio del Calcio, il classico appuntamento con le storie a 32 pannelli. E io vi ringrazio per il supporto che state dando al canale con le visualizzazioni, con i like, con le iscrizioni. E io rinnovo l'invito a chi ancora non l'avesse fatto a iscriversi al canale, lasciare un like al video se è di vostro gradimento e attivare le notifiche con la campanellina per i video che usciranno nel susseguirsi delle settimane. Amare il calcio vuol dire essere dannatamente romantici ed è questo che rende il calcio lo sport più amato in tutto il mondo, con le sue storie e i suoi protagonisti che sono davvero l'anima, l'essenza del mondo a 32 pannelli. Ed oggi il protagonista è proprio lui, quello che ci ha un po' rattristati, vale a dire Sergio Aguero. È notizia nota che in questi giorni il Kun abbia rilasciato alla stampa inglese delle dichiarazioni in cui diceva di aver terminato la sua avventura al Manchester City ed è ormai un calciatore proiettato verso il futuro. A giugno il suo rapporto con i Citizen terminerà e il Kun è pronto a nuove esperienze, nuove emozioni e nuovi lidi. Benvenuti in Aguero and Vanira. La storia di Sergio Aguero parte da lontano, lontanissimo, precisamente da Quilmes, città della provincia di Buenos Aires, molto ma molto vicina alla capitale, cuore pulsante del football argentino. E la sua somiglianza con Kun Kun, il cavernicolo protagonista dei cartoni animati argentini, tanto amato dai bambini argentini, non passa inosservata. E mentre lui gioca tra i barrios e tra le strade con un pallone sotto il braccio, tutti quanti cominciano a chiamarlo Kun Kun, Kun Kun. La prima tappa della carriera di Sergio Aguero è proprio in Argentina. Quel Kun Kun, partito dalle strade di Quilmes, dai barrios di Quilmes, arriva all'Independiente, arriva al Rey de Copas. 54 presenze e 23 reti per il nuovo astro nascente del calcio argentino. Un predestinato, basti pensare, che esordirà in maglia Independiente e supererà Diego Armando Maradona come il più giovane esordiente nella Primera División argentina. Illumina il palcoscenico calcistico argentino, il palcoscenico calcistico sudamericano, forse anche sprecato per la Primera División e per la Copa Libertadores. E i suoi gol non ci mettono nulla ad arrivare dall'altro lato del mondo, precisamente in Europa, dove le grandi d'Europa fanno a gara per accaparrarsi questo giovane Kun Kun, questo giovane cavernicolo col pallone sotto il braccio che fa davvero faville nei campi argentini e nei campi del Sud America. La seconda tappa della storia di Sergio Aguero ci porta da Buenos Aires a Madrid, nella capitale spagnola, sponda Atlético de Madrid. È il giugno 2006 quando i colchoneros lo strappano all'Independiente dopo un lungo tira e molla per 25 milioni. Saranno degli anni stupendi quelli del Kun Aguero alla corte del Cholo Simeone. Saranno gli anni del ritorno alla vittoria per i colchoneros, in particolare nel triennio 2008-2009. Il Kun Aguero porta un titolo dopo 36 anni all'Atletico de Madrid, con prima la Coppa UEFA, che all'epoca era già divenuta Europa League, e bissa il successo sempre in quell'anno con la Supercoppa Europea. Manca un treble, un triplete storico per l'Atletico con la sconfitta in Coppa del Rey col Siviglia. Con Diego Forlan realizzano caterve di gol e i suoi numeri sono incredibili. 175 partite, 74 gol. Incredibile, si prende addirittura un posto nei cuori dei tifosi dell'Atletico di Madrid che sono stati da sempre innamorati del Niño Torres, ma ormai gli avevano fatto già un po' di spazio e il Kun, a suon di gol e di trofei, se l'era preso con tanto merito. La terza ed ultima tappa della storia di Sergio Aguero ci porta oltre Manica, ci porta a Manchester, sponda azzurra, sponda Citizen, vale a dire tra le fila del Manchester City. E chi l'avrebbe mai detto che Sergio Aguero sarebbe diventato il delantero che hizo la storia del Manchester City, come tutti quanti direbbero.
era il 2011, 45 milioni per portarlo al Etihad Stadium e per portarlo in Premier League. Forse 45 milioni sono davvero pochi al cospetto di 4 Premier League, 3 Community Shield, una FA Cup e 5 Carabao Cup per quello che diverrà il miglior realizzatore straniero in Premier League e il terzo miglior marcatore argentino in attività dopo Messi e Batistuta in maglia. Manchester City fa di tutto, vince di tutto, come abbiamo detto. 10 anni incredibili, racchiusi precisamente in quel minuto 93 contro il QPR che valse la rimonta e la vittoria del City dopo 44 anni che tornano a vincere una Premier League grazie a lui, grazie al Kun, partito da Quilmes, arrivato a Manchester per regalare un sogno al City. Quando arriverà quest'estate, il cuore e l'amore per Sergio non terminerà mai, perché tutti quanti i tifosi del City saranno grati al Kun arrivato da Quilmes che gli ha regalato tantissime gioie, e chissà che questo non possa essere l'anno giusto, l'anno per il City, ma l'anno per Aguero, che nonostante le difficoltà sta ritornando in forma e l'obiettivo Champions è lì alla portata. Lui e Pep Guardiola sanno bene come si vince e come si vincono le finali, e chissà, magari proprio il City, trascinato da un rientrante Aguero, potrà alzare al cielo di Istanbul la coppa dalle grandi orecchie per chiudere al meglio un amore azzurro, un amore tra il Kun e il Manchester City. Le storie del calcio, in particolare quella di Sergio Aguero quest'oggi, è una storia particolare, immensa, intensa, fatta di emozioni indescrivibili, tutte raccolte nel momento clou, il gol, quello per cui vive Sergio Aguero. Staremo a vedere il suo futuro, magari sarà in Argentina, forse al Boca Juniors sulle orme di Diego Armando Maradona o ancora in qualche altra grande big d'Europa. Staremo a vedere, ma sicuramente il futuro di Sergio Aguero è sempre lì, nell'area di rigore, sempre lì a far gol. Lo scopriremo solo vivendo, lo scopriremo attraverso i piedi di quella maglia numero 10, quella maglia di Sergio El Kun Aguero. La lunga storia di Sergio Aguero finisce qui. Noi vi ringraziamo per il supporto. Nei commenti però raccontateci il momento clou della carriera di Sergio Aguero che più vi ha emozionato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Per chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche all'uscita dei video. Noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre qui, sempre nel barrio del calcio. Ciao a tutti, ragazzi!